In quest'Aula, come avrà modo di constatare Eccellenza, siedono 30 consiglieri comunali, democraticamente eletti dal popolo mazzarese, e del consigliere straniero aggiunto, democraticamente eletto dalla comunità straniera di Mazara del Vallo. Nel proprio piccolo, pertanto, quest'Aula è un incontro di cultura, religione e popoli diversi ma uniti. Rispetto e impegno sono le parole alle quali teniamo di più e che teniamo di mettere in pratica nell'interesse della nostra comunità. Non sempre ci riusciamo, ma le assicuro che al di là delle differenze politiche, delle professioni e del grado di istruzione che caratterizza ognuno singolo consigliere comunale, questa assise è composta da donne e uomini per bene che lavorano pur nella difficoltà che i nostri tempi ci impongono. Da cristiano convinto, ma sono certo di interpretare anche il sentimento di chi ha un altro credo religioso, in quest'Aula le diamo il più cordiale benvenuto e la ringraziamo per aver scelto di includere tra i luoghi della sua visita pastorale il nostro Consiglio Comunale. Confidando in un rapporto di sempre maggiore collaborazione, le esprimo a nome mio e dell'intero Consiglio Comunale la nostra vicinanza e le auguriamo un buon proseguo di mandato pastorale. Ora, se ci sono alcuni colleghi consiglieri che vogliono intervenire, me lo dico. Consigliere Mauro, prego. Grazie signor Presidente, Eccellenza, Vice Sindaco, Don Edoardo, Assessori e colleghi consiglieri. Intanto ringraziamo Sua Eccellenza per la testimonianza che porta questo Consiglio Comunale, non è la prima volta che riesco a partecipare alla seduta del Consiglio Comunale e di questa vicenda non siamo molto orgogliosi. In un momento storico caratterizzato da una complessa situazione congiunturale che ha accentuato la sofferenza delle famiglie, del disagio sociale e un accrescimento delle disuguaglianze, si ha la sensazione che la classe dirigente di questo Paese risulti inerte rispetto ai problemi che affliggono la comunità, come se fatalmente i problemi dovessero essere risolti da qualcuno che ha lavorato. In un periodo caratterizzato da un forte sentimento di antipolitica, per certi versi aggiungerei io giustificato, occorre presentare alle nuove generazioni modelli alternativi. L'elaborazione di precisi progetti educativi da proporre nelle famiglie, nelle scuole e nelle parrocchie potrebbe risultare una carta vincente, progetti fondati sulla cultura del bene comune, della cittadinanza, del diritto e della buona amministrazione. Una progettualità che sia fondata soprattutto sull'etica. Sull'etica dal momento che siamo di fronte ad un'enorme questione morale. In quest'ottica si possono accettare i sacrifici, sia di carattere personale o di natura politica, che riguardano le scelte su opere o progetti che riguardano la città. Ognuno pertanto deve assumersi le proprie responsabilità ai diversi livelli, personali, politiche, culturali ed economiche, con la consapevolezza che i sacrifici chiesti ai cittadini siano necessari per il raggiungimento del bene comune. Una chiesa che esca fuori dalle parrocchie e tocchi con mano il mondo che le sta intorno, è una chiesa viva che espleta pienamente il suo ruolo di agenzia educativa fondamentale che si affianca alla famiglia e alla scuola. Nel corso degli ultimi anni la chiesa ha partecipato alla vita di questa comunità fornendo dei contributi sia in termini di proposta che di denuncia, in particolare sul tema dei migranti, e lo ha fatto in una città che è un esempio mondiale di integrazione con immigrati di terza generazione, dove la convivenza è la regola e non l'eccezione, proponendo modelli di accoglienza che considerano il migrante come una risorsa e come interlocutore e non come un beneficiario dei servizi. L'auspicio è che questa visita consolidi una collaborazione sinergica con il mondo ecclesiale per la gestione del territorio, volta alla ricerca comune di soluzioni condivise per affrontare le molteplici problematiche che la nostra comunità presenta. Fare rete con un'istituzione che ha per vocazione la missione di sostenere la comunità e in particolare le più bisognose rappresenta non un fastidio ma una necessità. Grazie, Eccellenza.
Grazie consigliere Mauro. Ha chiesto di parlare il consigliere Solmia, prego, a mia facoltà. Grazie Presidente, eccellenza, vice sindaco, giunta, colleghi consiglieri. Eccellenza, da parte mia, il mio ringraziamento per il tuo aiuto a tutta la comunità che vivono qua a Mazara, anche per l'aiuto che dati per gli extracomunitari che vengono migrati. Vogliamo bene per questa città. E grazie, grazie. Grazie, consigliere Salomia. Consigliere Gutta, prego. Grazie Presidente, un saluto a tutti i presenti, al Vice Sindaco e naturalmente al Vescovo. Mi sento di dire due semplici frasi che sono, come dire, il motivo per cui in questo percorso si tiene la barra dritta e sostanzialmente o impareremo a vivere come fratelli o moriremo come gli stolti. E credo che nonostante la diversità di idee, le diverse culture, le diverse anche religioni, nonostante ciò, nonostante la possiamo pensare in maniera diversa, dobbiamo assolutamente essere uniti, uniti. E insomma, tutto qui io l'abbraccio virtualmente, la saluto e saluto tutti i presenti. Grazie. Grazie, consigliere Russa. Ha fatto pervenire una nota la collega destra che leggo brevemente. Eccellenza, desidero rivolgere un breve saluto, anche se per motivi di lavoro non posso essere fisicamente presente a questo incontro. La ringrazio per la sua presenza in Consiglio Comunale, segno di grande cortesia e rispetto nei confronti di questa istituzione e ciò che interessa e che rappresenta i cittadini di Mazara del Vallo. A mia memoria, quello che oggi avviene in quest'aula consigliare è un fatto straordinario. Il pastore della nostra diocesi incontra tutti coloro che sono stati incaricati dalla città stessa di rappresentarla per ciò che riguarda gli aspetti di carattere pubblico. La sua presenza qui testimonia anche la sensibilità che lei ha per il nostro territorio, con la sua visita pastorale, fatta di ascolto, di fiducia e anche di confronto rispetto alle difficoltà che Mazara, accanto alla possibilità, inevitabilmente presenta. Del resto lei non ha mai fatto mancare il suo appoggio e ha fatto sempre sentire la voce dei momenti difficili. Voglio infatti ricordare la sua partecipazione a qualche consiglio comunale aperto su temi importanti della nostra città. Eccellenza, il sogno di un modello diverso e migliore che sostiene l'impegno che ci porta qui in mezzo alla nostra gente, cercando di vivere ogni giorno con coerenza, solidarietà e condivisione, l'accoglienza, la fratellanza e la giustizia, frutto anche di una formulazione cristiana di cui sono fiera. In questo modo di vivere la politica con maggiore giustizia per tutti, un po' per più felicità per ciascuno, la sento particolarmente vicino e profondamente legato alla nostra gente, ai suoi bisogni e alle sue esperienze. Per questa la voglio rivolgere anche un grazie alla spiccio che si possa guardare tutti insieme al futuro maggiore speranza. Consigliere Valera Lista. Ho chiesto di parlare il consigliere Marascia, prego mia facoltà. Grazie Presidente, Sua Eccellenza il Vescovo, Vice Sindaco, Giunta, colleghi consiglieri e parte dell'amministrazione presente. Devo dire che la sua presenza è oggi molto importante in questa aula e anche molto emozionante. Forse è più semplice fare un discorso politico quando siamo in quest'aula, dove siamo magari preparati perché abbiamo letto prima delle carte e abbiamo studiato quello che dovevamo dire. Oggi è un pochino più, diciamo, difficile perché come hanno sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto, stiamo vivendo un momento storico, sociale, pedagogico molto difficile. Si
sia per la nostra città, sia per l'intera, diciamo, comunità. Perché oggi purtroppo mancano determinati punti di riferimento importanti e si sono sciolte anche delle cose che prima tenevano unite le famiglie e quindi diventa oggi molto molto più complicato sia fare, diciamo, qualsiasi cosa, sia dal punto di vista nostro, della nostra, diciamo, comunità, anche perché siamo in una città difficile, non è facile andare. Ci sono tantissime emergenze in vari settori, in vari campi, sociale, politico, economico, pedagogico. I nostri giovani spesso sono incastrati in una realtà virtuale dalla quale non riescono più a uscire. E allora, cosa possiamo fare insieme, Sua Eccellenza? Dobbiamo fare rete, dobbiamo costituire una rete importante, forte, con dei nodi dove ognuno può attaccarsi e dove ognuno può trovare delle certezze. La politica deve fare la sua parte, la scuola deve fare la sua parte, la Chiesa deve fare la sua parte andando incontro alle esigenze dei singoli che molto spesso non riescono anche nella loro difficoltà a entrare in una chiesa oppure a chiedere anche conforto, spesso diventa anche difficile. Per cui dico, questo breve, voglio dire, pensiero mio è questo, che dobbiamo costituirci in una comunità ancora più forte, con dei punti di riferimento importanti. E Mazara in questo è una città molto aperta al dialogo, al, diciamo, incontro, perché noi siamo stati i primi forse che siamo stati bravi ad accogliere, ma non solo ad accogliere, ad integrare, a interagire con coloro che venivano da fuori, considerandoli non una difficoltà, ma considerandoli assolutamente un punto di forza per la nostra comunità. Per cui dico, andiamo tutti insieme verso un futuro migliore, programmando interventi importanti, ognuno per il suo ruolo. Grazie. Grazie, signor Marascia. Beh, non c'è dubbio che noi stiamo vivendo un momento molto difficile, e non mi riferisco soltanto alla città di Mazara del Vallo, ma dei problemi che ci sono a livello internazionale, dei problemi che ci sono in Europa. Beh, io mi sono fatto una mia personale convinzione che noi viviamo in un mondo in cui ci sono gli oppressi e gli oppressori. Viviamo in un mondo nel quale i più ricchi diventano sempre più ricchi e la maggior parte dei cittadini diventano sempre più poveri. Dico questo perché ritengo che sia necessario e opportuno interagire con maggiore fermezza e con maggiore continuità con la Chiesa, non soltanto a livello locale, ma ritengo anche a livello internazionale. Questa è una città, come voi ben sapete, interculturale, questa è una città che è dell'accoglienza, questa è una città che è stata ed è crocevia di culture diverse, e mi riferisco alle culture sia cristiane ma anche le culture musulmane, islamiche, dove c'è il rispetto reciproco delle culture, dove c'è il rispetto reciproco della convivenza, ma anche delle religioni. E credo che la città di Mazara del Vallo debba essere di esempio non soltanto per noi mazzaresi, ma credo per tutta l'Europa. E chiedo a Sua Eccellenza di pregare per noi, per la città di Mazara del Vallo, ma di pregare anche per questa amministrazione. Io prego poco, Monsignore, prego poco, talvolta forse perché sono preso dal lavoro quotidiano, e questo, diciamo, è una mia mancanza,
di pregare anche per questo Consiglio Comunale affinché il Consiglio Comunale sia propositivo nei confronti della città e dell'amministrazione senza cattiveria, senza confusione, senza avere il culto del sospetto, con un dialogo costruttivo. Tutto si può dire con modi e toni diversi da quelli che spesso e talvolta vengono utilizzati in quest'Aula, ma anche dai cittadini che ci osservano. E quindi io le chiedo di pregare per noi e sono più fermamente convinto che dobbiamo interagire quanto più possibile per dare una risposta a questa comunità in Mazzanese che merita ben altro. Grazie Presidente. Grazie a lei, Sindaco. Volevo ringraziare Don Nicola, la Presidente Don Nicola, Don Edoardo che sono presenti insieme a noi. Eccellenza, è arrivato il suo momento. Presidente, buonasera ancora. Grazie per questa possibilità che mi viene offerta di un contatto e un confronto con il massimo consesso cittadino, espressione della volontà popolare. Grazie Vice Sindaco, esponente dell'amministrazione, consiglieri comunali. A me pare di essere questa sera, non è la prima volta che ci sono, qualcuno lo ha ricordato, ma ho la sensazione di essere in un luogo simbolo questa sera. Vorrei citare due luoghi simbolo della nostra città. Questo luogo, questa è una chiesa, che rimane chiesa anche se adibita ad uso non cultuale. Nella nostra tradizione si dice ad uso non cultuale, ad uso profano, non indecoroso. Certo, le parole del Vice Sindaco mi hanno messo un po' di inquietudine dentro, non è che dicesse cose nuove, conosciamo tutti un po' la storia ma anche l'attualità. Però mi piacerebbe tanto che questo ambiente, che un giorno risuonava di preghiere, di canti, di azioni sacre, di azioni liturgiche, raccogliesse altre liturgie di altro genere, ma caratterizzate sempre dalla superiore volontà di rispetto, di dialogo e anche di apertura a tutti i valori umani e spirituali. Questa potrebbe essere veramente una metafora simbolica di una città che vive il sacro e l'istituzionale simbolicamente rappresentati nel luogo che, accogliendo oggi il Consiglio Comunale, non ha dimenticato dal punto di vista architettonico e dal punto di vista della sua configurazione quello che è stato una volta. Quindi potrebbe essere un'espressione sintetica di espressioni diverse che convergono nella ricerca dell'interesse della persona, che è un interesse di carattere superiore che tutti ci deve accomunare e interessare. Il secondo luogo simbolo è il nostro mare. Voi questo mare lo guardate con uno sguardo abitudinario, perché l'avete visto da sempre. E non mi pare di notare accenti particolarmente poetici o emotivamente coinvolti nel giudizio o nella espressività dei mazzaresi nei confronti di questo mare. Questo è un mare nel quale la nostra flotta in tempi più floridi ha fatto il benessere di questa città, oggi un po' meno, è il mare dove si trascorrono le belle giornate dell'estate, ma non è l'espressione di aneliti e di aperture di prospettive ampie. A me questo mare richiama subito un'altra sponda e mi fa accorciare le distanze che sono pur minime. Se da Capo Granito a Capo Bon ci sono semplicemente 80 miglia, questo qualcosa vorrà pur dire. Questo mare è il luogo nel quale dovremmo far avventurare i nostri sogni e le nostre idealità grandi. Io in questi anni ho coltivato e sto continuando a coltivare il rapporto con le chiese dell'altra sponda del Mediterraneo, le chiese del Maghreb, Marocco,
Algeria, Tunisia e Libia e Sahara sud-occidentale, ma che il Marocco considera parte del suo territorio nazionale. E devo dire che questa apertura alla sponda per noi sud del Mediterraneo mi ha aperto orizzonti nuovi e belli in quelli che sono alcuni scenari che qualcuno considera estremamente critici, e cioè il fatto della compresenza e della convivenza di culture e di fedi diverse che riescono a non combattersi, a non entrare in concorrenza, a non diventare alternativi. Io ho una mia idea che esprimo lì dove mi è possibile e qui in questa sede vorrei brevissimamente delinearla, e cioè che il modello di chiese che noi sperimentiamo nei paesi a assoluta maggioranza musulmana è il modello di una chiesa estremamente libera che esercita la libertà di coscienza, ma non la libertà di culto, perché non è possibile manifestare all'esterno dei luoghi di culto la propria religione, ma che per questo non sente di essere una chiesa quasi imprigionata o costretta all'interno di categorie che la limitano o che ne feriscono in qualche modo l'identità e l'espressività. Io credo che noi ci prepariamo, in Italia particolarmente, ma anche in Europa, in alcune nazioni già in maniera molto più marcata che non da noi, ci prepariamo ad essere chiese numericamente piccole in un mondo di agnosticismo, di secolarismo. Oggi l'Italia sociologicamente è ancora un paese cattolico, cristiano, nella sostanza io credo poco alla identità cristiana diffusa del nostro paese, non fosse altro per i modelli, per i comportamenti, per le idee, per gli stili. Noi abbiamo molto da imparare da quelle chiese, chiese giovani, alcune meno giovani perché precedevano anche noi nella loro storia, ma chiese che hanno una vitalità perché in quel territorio sono presenza e servizio. È un po' il modello per chi lo conosce del beato Charles de Foucault, il quale andò nel deserto per dire: noi vogliamo essere una presenza all'interno di un ambiente nel quale non vogliamo fare proseliti, ma vogliamo dire: noi vogliamo vivere accanto a voi, vogliamo testimoniarvi una vicinanza, vogliamo testimoniarvi un servizio. Ecco, queste chiese sono chiese che esprimono una presenza cristiana e un'apertura di servizio, soprattutto in due ambiti, l'ambito educativo e l'ambito della povertà. Quando io dico che da noi, che nei paesi musulmani ci sono le scuole cattoliche, qualcuno o mi sorride o mi dice: ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una realtà nella quale l'etichetta è cattolica, la gestione è cattolica, il personale è musulmano del luogo, gli alunni sono musulmani del luogo, i programmi sono quelli statali del luogo. E allora la domanda, accompagnata sempre da un certo sorrisino di incredulità: ma allora che scuola cattolica è? È una scuola cattolica che si pone nel servizio educativo delle persone, al punto tale il servizio educativo è qualificato che è richiestissimo, e le persone si vantano di essere state alunne di una scuola cattolica e fanno la fila per entrarci. Qual è il valore di questa esperienza? Il valore altamente educativo di chi dice: io ti offro una struttura di servizio perché tu possa fare un percorso per essere pienamente te stesso nella ricerca di una tua identità, senza importi un modello professionale. Credo che sia un modello di libertà, di gratuità assolutamente di assoluta evidenza e di fortissima valenza. Il secondo ambito che qualifica la presenza e il servizio è quello delle povertà. Queste chiese si dedicano molto alle povertà dell'uomo, sono quelle che più frequentano i carcerati e non guardano né il volto né l'appartenenza,
e si chinano sulle loro miserie, se le carceri italiane non sono dei residence, le carceri tunisine o libiche o algerine o marocchine non sono esempi di qualità della vita altamente qualificata. Ecco, in quei luoghi la presenza di chiesa, della Chiesa dice un'attenzione a un tipo di povertà, per poi estendersi anche ad altre povertà. Ecco, tutto questo rende, lasciatemi passare il termine che non è né teologico né di alto valore simbolico, rende simpatiche queste nostre chiese sorelle a un mondo che dalla nostra parte, da parte del nord del Mediterraneo, sembrerebbe ostile nei confronti del cristianesimo, del cattolicesimo. Questo per dire che se all'interno di un'esperienza di fede, perché poi non dobbiamo dimenticare che seppur si tratta di fedi diverse, la fede accomuna musulmani e cattolici, e a volte devo dire, ahimè, che lo spessore di fede dei musulmani supera quello dei cristiani o dei cattolici. E il Dio unico, uno e unico, non lasciamoci prendere la mano da quella riflessione per la quale noi abbiamo Dio, loro hanno Allah, sono nomi, non è identità. Il Dio è uno e unico, il loro e il nostro, che è il Dio di tutti, Dio Padre di tutti, Creatore di tutti. La presenza delle chiese nel mondo musulmano è una presenza che ha minore difficoltà di quanto non abbiano le chiese in un contesto di non credenza, perché in un mondo secolarizzato i valori in comune sono molto scarsi, e quindi le difficoltà in Occidente per le chiese che vanno diventando sempre più piccole dal punto di vista numerico sono superiori a quelle che si registrano in altri paesi in certi contesti. E in tutto questo, Mazara del Vallo, da che parte sta? Come da più di uno degli interventi è stato sottolineato, noi abbiamo una vocazione paradigmatica, di modello, di esemplarità. Pensiamo solo al fatto che il movimento migratorio all'inizio è stato inverso come andamento. Da noi si è andati giù verso l'Africa, e l'accoglienza che è stata riservata ai nostri nelle coste dei paesi del Maghreb è stata sicuramente da questo punto di vista esemplare, al punto tale che i nostri si sono trovati talmente bene che sono impiantati lì. E se questa città, che diciamo in maniera diversa un po' tutta la costa trapanese della provincia di Trapani, ha avuto questa particolare apertura verso il mondo nordafricano, è stata esattamente per la lezione che ha avuto. Non ci poteva non essere, ed ecco la parola che oggi vuole concludere un po' questo mio intervento, non ci poteva non essere reciprocità, perché non avrebbe avuto senso rispondere con una modalità differente a un'accoglienza fatta di rispetto e di promozione delle relazioni quando il movimento migratorio si è invertito dal sud del Mediterraneo verso il nord del Mediterraneo. Ecco, noi dovremmo riscoprire, rispolverare, far risplendere di nuovo e maggiormente questa vocazione mediterranea della nostra città, non limitandola al fenomeno della pesca, ma trasponendola nel livello più alto della cultura e anche dell'incontro tra culture in una prospettiva dialogica. Ecco, Papa Francesco, che oggi è diventato un leader indiscusso, un leader mondiale indiscusso, con consensi all'interno delle realtà non cattoliche e non cristiane, superiori a quelli che sono i consensi che ha all'interno della Chiesa, le maggiori resistenze ce le ha dentro, non ce le ha fuori. Oggi il Papa Francesco si presenta come qualcuno che parla un linguaggio che è comprensibile da tutti, che arriva al cuore di tutti e che evidenzia proprio la necessità di guardare alla persona e di costruire reciprocità nella edificazione di ponti e nell'abbattimento di mura.
Pontefice, in latino, il termine pontefice significa facitore di ponti. Ecco, il Papa è uno che oggi questi ponti li sta creando, e come vorrebbe che fossimo tutti creatori di questi ponti. Ecco, se noi, accogliendo questo messaggio, come chiesa e come città, come chiesa che è in Maddalena del Vallo e che comprende i 13 comuni della provincia di Trapani, la parte sud, se noi come chiesa e noi come città di Maddalena del Vallo rispolveriamo questa vocazione mediterranea che attinge alla nostra cultura, alla nostra storia, anche alla nostra identità cristiana, credo che abbiamo ancora un messaggio, una parola, una missione da realizzare in questo mare che altri abitano con finalità certamente non positive, non costruttive e non mirate allo sviluppo e al progresso della persona. E questo è un messaggio che dobbiamo dare alle istituzioni regionali. Ahimè, si parlava poco fa della politica e di talune sue connotazioni critiche. Se andiamo sul piano regionale, le connotazioni critiche diventano tremende, diventano estremamente frenanti per lo sviluppo della nostra isola. E la Sicilia dovrebbe intestarsi anche un'azione promozionale nei confronti del governo e del Parlamento nazionali, perché questa realtà della migrazione, che è un po' la sfida del terzo millennio, venga affrontata e vinta nell'interesse della persona, che si risolva appunto in una sfida di progresso, di benessere e anche di civiltà. In una sfida che a me piace chiamare la sfida del neo-umanesimo mediterraneo. E chiudo. Io, durante la visita pastorale in questi 2 anni, sono entrato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Devo dire che lo sforzo che si fa oggi nelle nostre scuole è superiore a quello che poteva evidenziarsi anche una decina d'anni fa. Non c'è una preoccupazione solo di tipo nozionistico o culturale astratto. I ragazzi, i fanciulli e i ragazzi vengono aiutati a vedere e a realizzare e vivere modelli di apertura mentale e anche di apertura ideologica. Io credo che sia questa la nostra speranza, perché i piccoli che non hanno nessun problema delle differenze, io li vedo insieme, soprattutto i bimbi della scuola primaria, bianchi, neri, orientali, si trattano con un'estrema naturalezza come fossero tutti uguali. Io credo che i bimbi, se non li guastiamo, se riusciamo ad accompagnarli in quell'abbrivio che loro hanno e che nella scuola riceve veramente una grandissima opera di costruzione di personalità belle, se non li guastiamo possono essere la premessa per un mondo che sarà nuovo, che probabilmente noi non vedremo, ma se avremo collaborato a porne i semi perché domani si producano i frutti, la storia potrà ricordarsi di noi come di coloro i quali hanno dato una svolta positiva e significativa a questa nostra bella realtà che è il nostro mare, che è l'umanesimo mediterraneo, che è lo sviluppo di popoli che, incontrandosi qui, hanno non volontà di prevaricare e di combattersi, ma volontà di dialogo per crescere insieme nello sviluppo e nel progresso umano e anche spirituale e religioso. Grazie. Grazie delle bellissime parole, Sua Eccellenza. Io invito ora tutti a fare una foto di gruppo.